Progetti per 93 milioni di euro per la riqualificazione del capoluogo irpino è l'eredità che lascia l'assessore Ugo Tomasone alla nuova amministrazione per una città più vivibile. Si parte dal progetto del Parco Fenestrelle con piste ciclabili e un accesso che collega Tripalda ad Avellino, ma si parla anche di sicurezza stradale, di Viale Italia con una rotatoria a San Ciro e una rigenerazione dell'area della stazione ferroviaria. Lasciamo una programmazione di circa 93 milioni di euro, che significa progetti approvati con atti amministrativi, fondi di finanziamento già individuate. Abbiamo presentato la programmazione di questa amministrazione che si è sviluppata per questi 4 anni. Ho voluto parlare prima dei contenuti e poi dei numeri. I contenuti sono quelli di una riqualificazione finalmente definitiva delle periferie, un recupero e una riqualificazione del centro della città, una riqualificazione su quelli che sono i progetti strategici, penso al Parco del Fenestrelle, e un'attenzione particolare a quelle che sono le infrastrutture, il tema della mobilità, in particolare la stazione, il recupero di Borgo Ferrovia, il recupero di manufatti che fanno parte dell'accordo di programma che abbiamo fatto con Ferrovie dello Stato.